Jacopo Sciamanna, l'esordio con la Recanatese è andato bene, una partita scoppiettante, 7 sono stati i gol in totale, ma adesso si guarda oltre, siamo ormai vicini alla prima trasferta stagionale in casa della Miternina. Sì, come hai detto te, è stato scoppiettante perché i gol sono stati davvero tanti. Fortunatamente è andata bene, certo il mister non è stato contento di prendere 3 gol subito alla prima giornata di campionato, però l'importante era partire con il piede giusto e è una vittoria che ci proietta con fiducia verso la Miternina, insomma. State lavorando su degli assestamenti, delle correzioni, degli errori magari fatti domenica che hanno portato a subire i 3 gol? Ma più che altro, secondo me, ancora dobbiamo, sappiamo che siamo una squadra tutta nuova, dobbiamo trovare ancora quei meccanismi, quelli automatismi che vengono col tempo. Speriamo che da domenica si cominci a vedere qualcosa di meglio sotto il punto di vista difensivo. Che avversario vi aspettate lì a Scoppito? Che Amiternina vi prospettate di avere davanti? Sicuramente, come ha detto il mister, ci aspetterà una partita, un avversario più che altro affamato, perché queste squadre che devono fare punti in casa per raggiungere prima possibile la salvezza. Soprattutto non è bello incontrarle le prime giornate dove hanno dalla loro parte entusiasmo delle prime partite, insomma, brillantezza fisica nei nostri confronti, perché come abbiamo visto domenica noi siamo una squadra pesante, tra virgolette, di gente molto prestante fisicamente, mentre la Recanatese era una squadra più piccola, più breve linea, era molto più brillante, non credo si sia visto nell'arco dei 90 minuti, però noi stiamo lavorando per raggiungere un livello fisico degno per affrontare il campionato. Adesso c'è da pensare sicuramente alla Miternina, però un occhio alla prossima settimana, per la prima volta alla sola seconda settimana di campionato ci sarà un triplice impegno in 8 giorni a Miternina, San Benedettese in casa mercoledì e dopo di nuovo in trasferta. Eh sì, ci aspetta subito un tour de force. Sì, sicuramente il pensiero ci va a mercoledì perché credo sia una delle partite più sentite qui a Campobasso, sicuramente sarà una bella partita da giocare, da vivere, speriamo che vada bene. Sì, per quanto riguarda 3 partite in 8 giorni, anzi io facendo un calcolo rapido, da inizio campionato al 4 ottobre credo siano 7 le partite, sarà un bel tour de force.